Governo al lavoro sul DEF, domani convocato un vertice prima del Consiglio dei Ministri in cui verrà portato il documento fiscale. Dobbiamo concordare gli ultimi dettagli, spiega il Premier Conte, che si dice certo di convincere Bruxelles con il dialogo. Ottimista anche il Presidente della BCE, bisogna abbassare i toni ma si arriverà ad un'intesa. Non bisogna drammatizzare eventuali deviazioni sulle procedure stabilite, le parole di Mario Draghi. Il Viminale ha deciso di cancellare il modello Riace per l'accoglienza dei migranti. Questi ultimi saranno costretti entro 60 giorni a lasciare il comune calabrese, che prepara a sua volta il ricorso al TAR. Vogliono distruggerci, commenta il sindaco Mimmo Lucano, agli arresti domiciliari dal 2 ottobre con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e abuso d'ufficio. Si vota oggi in Baviera per eleggere il nuovo Landtag. Allo scrutinio regionale guarda con attenzione la cancelliera Merkel. La CSU, che dal 1946 governa la regione, potrebbe addirittura ritrovarsi all'opposizione. Dalla Baviera potrebbe partire un processo di grande cambiamento, commenta Schäuble, presidente del Bundestag. Un test importante dunque a cui guarda anche l'Unione Europea. Questa sera l'Italia sfida in trasferta la Polonia, gli azzurri di Mancini cercano il primo successo, utile anche ad evitare la retrocessione nel gruppo B della Nations League. Gara difficile, perdere non sarebbe un dramma, spiega il CT azzurro, deciso a rinunciare in attacco a Ciro Immobile. Ieri intanto clamorosa sconfitta della Germania, battuta 3-0 dall'Olanda. Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del telegiornale della 7, dunque governo al lavoro, domani è previsto questo vertice di maggioranza prima del Consiglio dei Ministri dove deve arrivare il decreto fiscale. Ancora aperta la partita sulla pace fiscale, l'ipotesi è quella di tre scaglioni, il sottosegretario Siri ha spiegato che non si tratta di un condono ma riguarderà soltanto chi è in regola con la dichiarazione dei redditi. Intanto Conte è convinto di riuscire a spiegare a Bruxelles gli elementi positivi di questa manovra e sottolinea che non è una scommessa ma è stata ben meditata. Draghi invita ad abbassare i toni ma è sicuro che si riuscirà a trovare un compromesso. Facciamo il punto. Giuseppe Conte da Bologna si definisce ottimista sul destino della manovra finanziaria e sposa le parole pronunciate prima di lui da Mario Draghi a Bali per il summit FMI Banca Mondiale. Il governatore BCE chiede a tutti i protagonisti di abbassare i toni. La polemica ha fatto già danni, ora serve dialogo e coscienza. Sappiamo che ci sono procedure stabilite, dice Draghi, e accettate da tutti, ma ci sono state anche deviazioni. Non è la prima volta e non sarà l'ultima. Quindi per questo bisogna abbassare i toni. Il tema è sempre lo stesso, lo sforamento italiano del patto di stabilità, con il governo intenzionato ad alzare il deficit al 2,4%. Intanto l'unica certezza è che lunedì prossimo i numeri della manovra dovranno essere consegnati alla Commissione europea con stime ma soprattutto coperture credibili. Servono una quindicina di miliardi per cominciare a varare i due provvedimenti ai quali Lega e 5 Stelle hanno legato il proprio destino, la riforma della legge Fornero ed il reddito di cittadinanza. A parte la spesa in deficit che non piace a Bruxelles, 3 miliardi potrebbero arrivare dal recupero dei fondi del reddito di inclusione renziano, 7 dai promessi tagli ai cosiddetti sprechi, ma ancora nessuno sa indicare dove si andrà realmente a sforbiciare. Infine è ancora del tutto aperto il capitolo pace fiscale, con Lega e 5 Stelle tutt'altro che in accordo. Per invogliare i pentastellati a sostenerla, il leghista Siri ieri l'ha definita un provvedimento non per gli evasori ma per chi è in regola con la dichiarazione dei redditi e non ha risorse per pagare. Troppe irregolarità, per questo motivo il Viminale ha deciso di smantellare di fatto il modello Riace e i migranti che sono presenti nel comune verranno trasferiti. Vediamo. È un nuovo terremoto quello che si abbatte sul comune di Riace, per anni considerato anche a livello internazionale un modello per l'integrazione, a cui il Viminale chiude ora anche lo SPRAR, il centro per richiedenti asilo. A 12 giorni dall'arresto del sindaco sospeso Domenico Lucano, accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e abuso d'ufficio, arriva la decisione del Dipartimento delle Libertà Civili e Immigrazione del Ministero dell'Interno, che stabilisce lo spostamento di tutti i migranti dello SPRAR del comune calabrese in altri centri. Il motivo
motivo viene spiegato in questa durissima relazione di 21 pagine in cui sono elencati 34 punti di penalità, inosservanze burocratiche già segnalate nei mesi scorsi e che avevano comportato la sospensione dei pagamenti dalla fine dell'anno scorso. Presunti errori come il mancato aggiornamento della banca dati, la disparità tra i servizi per i quali venivano richiesti i contributi e quelli effettivamente erogati o i tipi di alloggi scelti per i richiedenti asilo. Di solito le case lasciate abbandonate dagli abitanti di Riace. Chi sbaglia paga, dice il ministro Salvini, mentre fonti del Viminale fanno sapere che i trasferimenti dei richiedenti asilo cominceranno già dalla prossima settimana e dovrebbero terminare entro 30 giorni. Vogliono solo distruggerci, risponde invece Domenico Lucano, che in attesa della decisione del Tribunale di riesame prevista per martedì annuncia ricorso al Tribunale amministrativo regionale. E ci spostiamo adesso a Lodi perché non si placano le polemiche per la delibera che è stata firmata dalla sindaca leghista che di fatto ha estromesso 300 famiglie di extracomunitari dall'accesso ad alcuni servizi della scuola. E adesso il caso arriva anche in Parlamento. Il caso delle mense scolastiche di Lodi arriva in Parlamento con i deputati del PD che adesso chiedono al ministro dell'istruzione di riferire in aula. Al centro della polemica la delibera firmata dalla sindaca leghista Sara Casanova, che ha di fatto escluso oltre 300 famiglie extracomunitarie dall'accesso ai servizi scolastici di mensa e scuolabus. Secondo il provvedimento, chi chiede agevolazioni deve presentare i documenti ISEE che servono a stabilire la fascia di reddito. Per gli extracomunitari si è aggiunto l'obbligo di presentare un attestato che certifichi eventuali proprietà immobiliari nel paese d'origine. Documenti difficili da reperire in alcune nazioni dove non esiste un archivio catastale efficiente. Sono certo che si troveranno le soluzioni per coniugare insieme i diritti dei bambini e i doveri delle famiglie, ha detto ieri il ministro dell'istruzione Bussetti, che si è detto pronto a incontrare il primo cittadino. È indegno quello che sta accadendo a Lodi, hanno scritto in una nota i deputati del PD, soprattutto se c'è l'avallo di un ministro della Repubblica al quale chiediamo di venire subito a riferire in aula. A quale livello di meschinità siete arrivati? Fermatevi subito, l'attacco dai social del segretario del PD Maurizio Martina. Di risposta sbagliata a un problema serio ha parlato la vicepresidente della Camera forzista Maria Carfagna. In soccorso della delibera invece è arrivato il vicepremier Matteo Salvini. Non devono esserci furbetti, ha sottolineato il ministro dell'Interno. Quei genitori che potrebbero pagare e non lo fanno sono un insulto agli altri genitori italiani e stranieri che invece fanno il loro dovere. Mentre l'ex ministro dell'Interno Marco Minniti si prende tempo per decidere su quell'appello lanciato da un gruppo di sindaci a scendere in campo per la segreteria del partito, oggi c'è la seconda giornata della convention di Zingaretti che invece ufficializza la sua discesa in campo. La data del prossimo congresso del PD non c'è ancora, ma il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ufficializza la sua candidatura alla guida del Nazareno e dice: c'è da cambiare tutto, ma sarà un cammino lungo e non facile. Nella due giorni romana, denominata Piazza Grande, chiusura oggi pomeriggio, dunque scende in campo uno dei più accreditati per il dopo Martina e che verosimilmente si scontrerà con un altro concorrente pesante, l'ex ministro dell'Interno, Marco Minniti, che proprio nelle prossime ore potrebbe sciogliere le riserve e scendere in pista per la conquista della segreteria Dem. Minniti sarebbe sostenuto anche da buona parte dell'area renziana e proprio contro Renzi Zingaretti spiega: in questi anni si è cercata non la lealtà ma la fedeltà. Per troppo tempo le differenze interne hanno significato liti e rotture anziché costruire una risorsa. È per questo che oggi ci ritroviamo al governo la peggiore destra d'Europa. Noi non vogliamo continuare sulla strada che ci ha portato a fallire, noi vogliamo cambiare strada, costruire finalmente una nuova speranza per il Paese. Al fianco del governatore si schierano sindaci, assessori e consiglieri comunali e regionali e a loro promette: adesso c'è da rigenerare una cultura politica, offrire all'Italia una nuova speranza che abbia come cuore l'apertura, l'inclusione e l'umiltà. Per oggi è molto atteso anche un intervento dell'ex premier Gentiloni, mentre il segretario Martina, presente al raduno di Zingaretti, si limita a dire: la mia candidatura, io sto lavorando, faccio il segretario, provo a svolgere il mio compito per tutti, come è giusto che sia, poi si vedrà. In Forza Italia invece scoppia il caso Toti, il presidente della regione Liguria, che ospite della convention del partito a Milano, critica apertamente il gruppo dirigente azzurro e dice: il problema di Forza Italia non è Berlusconi, ma una classe dirigente che si è sempre adagiata dietro a Berlusconi e non ha saputo prendersi le responsabilità di mettersi in gioco. Allo Stato Maggiore non piace l'attacco di Toti e nemmeno la sua vicinanza alla Lega, così Gelmini dice: Toti mi sembra che sia ovunque, con Meloni, con la Russa e Fitto, tranne che dov'è Forza Italia. Il partito unico.
unico con Salvini. E ci spostiamo in Germania, dove oggi in Baviera 9 milioni e mezzo di cittadini sono chiamati al voto. I sondaggi parlano di una larga fetta di indecisi, ma si profila all'orizzonte già un ridimensionamento dei cristiano-sociali che finora hanno sempre governato con la maggioranza assoluta. Vediamo. Il crash test bavarese sta per cominciare e i suoi effetti rischiano di ripercuotersi sul governo centrale e sulla leadership della cancelliera Angela Merkel. Il voto dei cittadini del più ricco land di Germania potrebbe infatti sancire il crollo dell'Unione Cristiano-Sociale, partito gemello della CDU merkeliana, che quel land governa ininterrottamente dal 1946 e sempre, con l'eccezione della parentesi 2008-2013, potendo contare sulla maggioranza assoluta dei seggi. In base agli ultimi sondaggi, però, dal 47,7% di 5 anni fa, la CSU rischia di scendere addirittura al 34%, con la necessità di cercare difficili alleanze. Il conflitto tra l'attuale governatore Markus Söder e il suo predecessore, ora ministro degli interni, Horst Seehofer, non ha certamente aiutato la CSU, ma è stato soprattutto lo spostamento a destra, ritenuto necessario per inseguire i populisti xenofobi di Alternative für Deutschland sul fronte migranti, con Seehofer che ha provocato ben 2 crisi di governo in 6 mesi, a non aver portato i frutti sperati. Anzi, oltre ad accrescere i consensi della AfD, che veleggia tra il 10 e il 14%, ha indotto molti elettori non particolarmente spaventati dal fenomeno migratorio a guardare ad una forza autenticamente liberale ed europeista come i Verdi. Questi ultimi, guidati da Katharina Schulz, sono la sorpresa annunciata di questa tornata, dati al 19% dall'8,6% di 5 anni fa. Sarebbero il secondo partito anche alla luce del probabile crollo della SPD. Ecco, la sconfitta della CSU, con annessa resa dei conti interna, oltre alla debacle di un partito socialdemocratico logorato da un'alleanza che non avrebbe voluto, potrebbero far presto sentire i loro effetti sul governo centrale, soprattutto se le elezioni in Assia tra 2 settimane dovessero terremotare anche la CDU. A quel punto, al congresso cristiano-democratico di dicembre, Angela Merkel, anche se ancora in sella, arriverebbe fortemente indebolita, con tutte le conseguenze del caso anche a livello continentale, a pochi mesi da elezioni europee alle quali il fronte sovranista si presenterà forte, come non mai. E torniamo adesso in Italia, dove le ultime dichiarazioni nell'ambito del processo Cucchi hanno impresso una svolta non soltanto alla vicenda processuale, ma anche all'atteggiamento generale nei confronti di questa situazione, dando anche il via ad una serie di dichiarazioni a livello istituzionale, prese di posizione che erano doverose. È arrivata fino ai massimi vertici delle istituzioni la richiesta di verità e giustizia sulla morte di Stefano Cucchi. Chi ha sbagliato dovrà pagare, perché rappresentava lo Stato e quindi la cosa è ancora più grave, ha detto il Premier Conte parlando a Bologna, dopo che lo stesso comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Giovanni Nistri, aveva parlato in un'intervista a Radio Capital di uno spiraglio di luce nel processo che vede imputati 5 carabinieri. Mi sembra sia la prima volta che un militare di quelli presenti quella sera ha riferito la sua verità, ha dichiarato Nistri. Noi siamo al fianco dell'autorità giudiziaria perché è ora che siano accertate tutte le cause e le dinamiche di quanto successe quella sera. Un impegno per tutta l'Arma dei Carabinieri, dopo che per 9 anni si sono stratificati omissioni, falsità e depistaggi contro i quali si è battuta strenuamente, correndo a volte il rischio dell'isolamento, la famiglia Cucchi. In particolare la sorella Ilaria. E ora la richiesta di scuse da parte dello Stato. Le porte del Viminale sono aperte, ha detto il vice premier Salvini. Dovrà procedere di pari passo all'appurazione di tutte le responsabilità, non solo nella morte seguita al pestaggio del giovane geometra, ma anche nell'occultamento delle prove e nei vari tentativi di portare fuori strada l'inchiesta della magistratura, senza guardare in faccia a nessuno, come ha promesso il generale Nistri. E oggi sono 2 mesi esatti dal crollo del ponte Morandi, un evento che ha cambiato la città per sempre. C'è un decreto rispetto al quale ci sono ancora delle contestazioni e cittadini che scendono in strada per la seconda volta, e oggi ci sono anche delle commemorazioni. Vediamo. Cacciate palanche, mette Conte, cacciate palanche.
Ieri Genova è scesa nuovamente in piazza per la seconda volta in una settimana. È stata una manifestazione pacifica, quella che ha portato i manifestanti in corteo nel cuore della città. Le richieste sono sempre le stesse: più attenzioni verso il capoluogo ligure, in ginocchio da 2 mesi esatti, da quel 14 agosto, giorno del crollo del Ponte Morandi. Sproniamo le autorità locali a dotarsi di un piano di sviluppo strategico a medio e lungo periodo, perché il fatto che il ponte sia crollato il 14 è il simbolo che il 13 agosto già le cose non andavano bene in questa città, che c'era una mancanza di pensiero a medio e lungo termine. Nel corteo presenti anche quelli del Ponte Morandi, schierati con il loro striscione. Gli sfollati di Via Porro hanno incontrato successivamente il sindaco commissario Bucci in un'assemblea pubblica, dove è stato comunicato loro gli ingressi nelle case per recuperare gli effetti personali. Una maxi operazione che coinvolgerà 256 famiglie. I rientri potrebbero iniziare il 18 o il 19 ottobre, a seconda delle condizioni meteorologiche. Ieri è stata riaperta, a doppio senso di marcia, una delle 5 vie che collegano la Valpolcevera con il centro di Genova, via 30 Giugno, che passa vicinissima al troncone a ponente di quello che resta del viadotto. Oggi, a 2 mesi esatti dalla tragedia, tante iniziative in città. Alle 10 la partenza della Maratona di Genova, che transiterà nelle vicinanze del ponte, mentre al presidio degli sfollati, alle ore 11.36, ora del crollo del Ponte Morandi, si ricorderanno le 43 vittime del viadotto sul Polcevera. E sono 7 i nuovi santi che verranno canonizzati questa mattina in piazza San Pietro da Papa Francesco. Al rito odierno, per il quale sono attesi almeno 70.000 fedeli, saranno presenti delegazioni di molti paesi, tra cui quella italiana guidata dal presidente Mattarella. Sarà Santo Paolo VI, passato alla storia della Chiesa come il pontefice del dialogo, il Papa del Concilio Vaticano II, che sarà canonizzato insieme a Monsignor Oscar Romero, l'arcivescovo del Salvador ucciso mentre celebrava Brava Messa, e altri 5 beati. Sul sagrato ci saranno anche i miracolati. Ieri Papa Francesco è andato a trovare il Papa Emerito Benedetto XVI, creato cardinale proprio da Paolo VI nel suo ultimo concistoro nel 1977. E siamo allo sport, perché c'è attesa per la prova della nazionale di Mancini, che questa sera in Polonia gioca per la Nations League. Gli azzurri devono ritrovare la vittoria per non retrocedere nella Serie B del torneo. Una sconfitta che in realtà per il CT non sarebbe un dramma. CT che conferma l'attacco senza centravanti. Roma non è stata costruita in un giorno, dicono gli inglesi quando chiedono tempo. E Roberto Mancini, che con l'Inghilterra molto ha avuto a che fare, non la pensa diversamente alla vigilia di una partita che è davvero la prima da dentro o fuori, e non soltanto dal girone di Nations League. Io ho iniziato questo percorso, ripeto, e il primo obiettivo importante sono i campionati d'Europa. Noi dobbiamo pensare al campo, dobbiamo pensare a cercare di fare risultato, dobbiamo cercare di trovare una squadra più velocemente possibile. A Mancini si possono riconoscere le attenuanti generiche, prima tra tutte la conclamata penuria di attaccanti prolifici. Ma considerando che il Portogallo ha praticamente in tasca la qualificazione alla fase successiva della competizione, pur senza avere mai schierato Cristiano Ronaldo, si è portati a concludere che non di soli gol deve essere lastricata la risalita della nostra nazionale. Contro una Polonia che invece stasera metterà in campo un'impressionante potenza di fuoco, potendo scegliere tra Lewandowski, il capocannoniere di Serie A Piontek, e il napoletano Milik, in attesa dei bomber Mancini deve costruire qualche altra certezza, partendo magari dai primi 60 minuti dell'amichevole genovese contro l'Ucraina, un'ora in cui l'azzurro ha ritrovato un minimo di brillantezza. In campo allora torneranno 10 undicesimi della formazione vista a Marassi, compreso il tridente Bernardeschi, Insigne e Chiesa, e l'accoppiata Jorginho-Verratti in mezzo al campo. E anche se il CT sembra volere mettere le mani avanti, il secondo posto del girone è ancora alla portata, con una vittoria che, latitante da un anno, Arabia Saudita esclusa, sarebbe un corroborante che prima arriva meglio è. Io penso che alla fine andrà bene, e se non andrà bene non sarà la fine, questo è certo. Ma che cosa cambia? Cioè, non è che noi, se domani perdiamo, faccio un esempio, arriviamo terzi nel gruppo, non giochiamo più. Mick Schumacher, il 19enne figlio del 7 volte campione del mondo di Formula 1, ha vinto il titolo europeo di Formula 3 e potrebbe presto spiccare il grande salto seguendo le orme del padre. Chiamarsi Schumacher e ritrovarsi sul gradino più alto del podio.
e come in un ideale passaggio di testimone di padre in figlio, sul circuito tedesco di Hockenheim si è consumato un momento di grande emozione. Il 19enne Mick si è laureato campione europeo di Formula 3, un titolo che mette in mostra la stoffa del pilota, e chissà se riuscirà a diventare un grandissimo come lo è stato il padre Michael. Un papà che per lui è sempre stato un modello, che ha incoraggiato i suoi primi passi nel mondo del kart, ma che purtroppo non lo può seguire direttamente. Il 7 volte campione del mondo lotta dal dicembre 2013 con i postumi di un terribile incidente sciistico, con la stessa forza di volontà e lo stesso coraggio con cui affrontava i circuiti di tutto il mondo. Due qualità che Michael Schumacher ha sicuramente trasmesso a suo figlio. La tempra, la grinta sono proprio le stesse, al punto da voler proseguire nella sua avventura agonistica nonostante tutto. Il destino di Michael, che a gennaio compirà 50 anni, è stato differente, ma il testimone ora è passato definitivamente in mano a Mick. I ferraristi sognano già di poterlo vedere presto al volante di una rossa, ma non sarà facile. Su di lui ci sono già gli occhi di Mercedes, Red Bull e Toro Rosso. Una cosa è certa, il prossimo anno Mick Schumacher gareggerà in Formula 2 con lo stesso team italiano Prema Racing, che lo ha accompagnato nel suo vittorioso 2018. È tutto per questa edizione, ora le previsioni del tempo con Paolo Sottocorone e poi a seguire il dibattito di Omnibus condotto da Marco Fratini. Vi auguro una buona domenica.